Mancano ormai pochi istanti alla partenza della gara clou della giornata sportiva di Cittiglio, partenza come sempre da Taino. Avete visto intanto Alessandro Fabretti di Rai Sport che ci ha salutato e siamo qui tutti pronti. C'è anche il presidente della Cycling Sport Promotion, Mario Minervino, che con il sindaco di Cittiglio, Fabrizio Anzani, e con il vice sindaco della città di Taino, Dario Baglioni, in sostituzione, o meglio in rappresentanza di Stefano Ghiringhelli, assente giustificato. Bene, le atlete hanno preso il via, quindi si dà inizio a quella che è la prova di Women's World Tour, trofeo Binda di Cittiglio, giunto alla 21ª edizione. Una partecipazione ricchissima non solo qualitativamente ma anche a livello di rappresentanza delle nazioni. Pensate, ben 21 sono i paesi che sono rappresentati quest'oggi e 22 le società che vi partecipano. Intanto in testa vedete due atlete che indossano la maglia di campionessa nazionale del rispettivo paese. Entrambe appartengono alla Astana e sono con il numero 163 Olga Shekel, campionessa di Ucraina, e Natalia Saifudinova, campionessa del Kazakistan, con il numero di gara 164. Polonia, Bielorussia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Israele, Olanda, Canada, Stati Uniti d'America, Australia, Repubblica del Sudafrica, Francia, Svizzera, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia, Colombia, Giappone, Slovenia, Croazia e naturalmente Italia. Queste sono le nazioni che le atlete stanno rappresentando, per un totale di 22 società che hanno aderito a questa iniziativa. C'è da registrare subito un allungo, chiamiamolo tentativo di fuga, 125 Anna Trevisi della Ale Cipollini, con il 113 Lois Adegest della Park Hotel Vangerburg, quindi ragazza olandese, l'avete vista con la maglia rosa, e poi Sarah Penton del team Virtu, che è inquadrata in questo momento. Quella che avete visto è il passaggio in uno dei tanti traguardi volanti che caratterizzano il tratto di avvicinamento a Cittiglio dopo essere partiti da Taino. Siamo nel comune di Cadezzate, che è praticamente un comune che si è unito alla località di Osmate, e sono in tre le ragazze che nel frattempo hanno raggiunto la località di Brebbia, così come recita il cartello stradale. Ricordiamo, sono tre atlete, tra cui un'italiana, Anna Trevisi, che in questo momento conduce ma chiede il cambio a Sarah Penton del team Virtu, e poi c'è l'olandese Lars Adegest. Una partecipazione che renderà sicuramente molto felici il presidente della provincia di Varese, Emanuele Antonelli, Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere provinciale con delega allo sport della provincia di Varese, nonché il prefetto Enrico Ricci, che molto hanno fatto per far sì che tutto possa procedere nel migliore dei modi sul percorso veramente impegnativo, non tanto per le ragazze quanto a livello organizzativo. Intanto avete visto che le tre sono state raggiunte, si è portata sotto Martina Stefani della Top Girl e poi Silvia Pollicini, l'unica ragazza della provincia di Varese. Intanto la grafica vi mostra il tracciato, in giallo il tratto di trasferimento fino a Cittiglio, poi un giro in arancione per il primo giro lungo ed infine in rosso il circuito che caratterizzerà le parti finali di questa gara. E poi l'altimetria, vedete, con i dentelli più importanti rappresentati dalla salita della Grantola col campione della montagna in località Cunardo e poi la salita di Orino. Ma attenzione, perché nel bel mezzo c'è anche quella che porta
a Casal Zuigno, meglio conosciuta come Salita di Casale. Intanto avete visto in prossimità del traguardo è scattata un'atleta della Valcar Silence, atleta bergamasca, Silvia Persico, azzurra del ciclocross, che fa parte fin dalle categorie giovanili di questa squadra dell'amico Villa. Guarda che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e soprattutto quest'anno ottenendo buoni risultati, tanto che è diventata appunto squadra UCI. Continua nella sua azione Silvia Pollicini, ma naturalmente non è un'azione così soprattutto dimostrativa e soprattutto per vedere quelle che sono le reazioni da parte delle atlete, che subito c'è stata e che ha riportato la Persico nelle prime posizioni del gruppo. Inquadrata in questo momento con il numero 72, Katrina Allerud della Virtù, quindi atleta che viene dalla Danimarca. Siamo davanti al comune di Cuveglio, dove è posto un altro sprint, un altro traguardo, uno sprint che viene vinto, viene conquistato da Silvia Persico. E qui siamo davanti a un negozio, uno dei tanti negozi di Da Moeno, dove tutto costa meno, che è uno dei principali sponsor della manifestazione. E naturalmente ne è contento anche Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, dove si è svolta tra l'altro una presentazione pochi giorni prima dall'evento, quindi un po' tutta la provincia di Varese che viene assolutamente coinvolta in questa gara che qui passa e passerà per una sola volta il paese di Cassano Valcuvia, paese di Marco Magrini, che è stato uno dei primi politici della zona a credere in questo evento così importante in memoria di Alfredo Binda, oltre naturalmente ai tanti comuni, per esattezza 22, oltre a Taino e a Cittiglio, che verranno attraversati dalla carovana rosa. È proprio il caso di dirlo, dal momento che si tratta di una delle corse più importanti del calendario internazionale ciclistico al femminile. Ed ora siamo praticamente all'inizio di quella che sarà la salita, la prima asperità di giornata vera e propria della Grantola, dove c'è uno sprint intermediario, lo avete visto appunto mentre le ragazze passavano dal gonfiabili che caratterizzano il luogo dell'assegnazione di questi sprint. Ed è iniziata la salita che porterà in cima in località Cunardo, dove è posto il Gran Premio della Montagna. Ancora tutto il gruppo, ci permette questo naturalmente di dire alcune cose per quanto riguarda la manifestazione. E nel frattempo godiamoci lo spettacolo dato dalle ragazze che affrontano questa difficoltà. Vedete, vari sono i tornanti che caratterizzano questa salita. Intanto con 122 Soraria Palladin della Ale Cipollini, con il 191 avete potuto vedere magari per poco tempo Tatiana Guderzo, già campionessa del mondo, è il caso di ricordarlo, in Svizzera nel 2009, ma recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Innsbruck nella gara in linea, e poi è già salita sul podio del trofeo Alfredo Binda nella stagione 2012, dove conquistò un secondo posto alle spalle di Marianna Voss. Intanto avete visto in testa al gruppo la maglia di campionessa di Israele di Omer Shapira della Canyon SRAM. E poi c'è anche con il 141 Cecil Ludwig, atleta che viene dalla Danimarca e che difende i colori della Bigla. Ma in maglia di campionessa olandese, lei, oltre ad essere campionessa nazionale, stiamo parlando di Chantal Black, che vedete inquadrata in questo momento mentre si disseta. Ricordiamo che ha vinto il campionato del mondo nel 2017 e l'anno scorso al Trofeo Binda giunse in seconda posizione.
Un podio regale, quindi, l'anno scorso qui al Trofeo Binda con la vittoria di Katarzyna Niewiadoma, secondo posto appunto per Chantal Black e terza posizione in maglia di campionessa d'Europa Marianne Vos, l'atleta più forte al mondo, potremmo dire. Pensate, tre campionati del mondo nel 2006, nel 2012, nel 2013 su strada, dopo aver conquistato anche cinque volte il secondo posto e poi tanti mondiali nel ciclocross. Un atleta veramente tutto campo che è venuta qui a Cittiglio ad onorare Alfredo Binda, cercando, volendo conquistare, l'ho dichiarato in sede di presentazione, la quarta vittoria in questa prestigiosa gara. Intanto vedete che sulla salita di Cunardo ci sono praticamente alcune atlete che si staccano, mentre eccoci passare davanti alla Madonnina del Brinzio, la Madonnina che protegge tutti i ciclisti della provincia di Varese. E intanto col 42 Elisa Longoborghini, l'avete vista con la maglia della Trek Segafredo, l'avete vista per un attimo, un atleta che ha già conquistato, è il caso di ricordarlo, la vittoria in questa gara nel 2013, quando ancora era Coppa del Mondo. Poi dal 2016 è cambiata la definizione, Women's World Tour, così ha voluto l'UCI, ed ora eccoci che siamo al quarto anno consecutivo con questa nuova denominazione. Intanto il gruppo è passato da Castello Cabaglio e qui con la maglia di campionessa svizzera vedete l'atleta, un'atleta a noi tanto cara, la Yolanda Nif, già campionessa del mondo ed europeo di cross country e diridata nella MTB Marathon. E poi non dobbiamo dimenticare che lei è giunta nell'edizione 2016 al terzo posto, quando a vincere fu la campionessa del mondo Elizabeth Armstead. Ma attenzione, perché la cronaca ci chiama, vedete in fuga in questo momento col numero 45 è l'americana Taylor Wills della Team Segafredo, società che è praticamente affiliata alla federazione statunitense, ma che ha tra le proprie file anche atlete di primissimo piano, tra cui la nostra Elisa Longoborghini. Nel frattempo l'atleta qui vedete transita in un tratto di strada imbandierato, ci troviamo nel comune di Orino, sarà il culmine della salita, affrontata naturalmente in un modo diverso da quello che avete appena visto, del 4G finali che andranno poi a delineare la classifica di questa particolare gara, di questa grande gara, è il caso di dirlo, organizzata dalla Cycling Sport Promotion di Mario Minervino, un gruppo veramente affiatato che nel breve tempo, è il caso di dirlo per quanto riguarda manifestazioni di questo tipo, è riuscito a portare sulle strade della Valcuvia. Ma non solo, mentre vediamo l'americana Taylor Wills che continua nella sua azione, dicevamo non solo organizzazione ciclistica ma anche un progetto pedala a pedala in sicurezza per gli alunni delle scuole primarie dell'istituto, dei vari istituti omnicomprensivi che gravitano attorno alla Valcuvia, naturalmente in collaborazione con la Polizia Stradale di Varese e le polizie locali. Ma poi quest'anno c'è stato anche l'intervento di un gruppo Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo, che nel corso della vigilia della normale, ormai è tradizionale, manifestazione che si svolge all'interno di un parco giochi di Cittiglio, hanno promosso l'uso della bicicletta e soprattutto hanno ricordato ai bambini che i prati non sono fatti per le biciclette, devono stare sulle piste ciclabili e sui sentieri sterrati. Questa praticamente l'educazione che è stata data da questi
personaggi che sono intervenuti al fianco di Mario Minervino e al quale naturalmente la Cycling Sport Promotion ha aperto le porte. Ma veniamo nuovamente alla gara, veniamo nuovamente a questa cronaca, una cronaca che ci porta a questo punto in Cittiglio, dove sta per iniziare il rettilineo d'arrivo ormai famoso, un rettilineo d'arrivo con una leggera pendenza, così come si vuole nelle gare che contano nei campionati del mondo. C'è sempre un arrivo leggermente in salita che può alla fine andare a stroncare le gambe fino all'ultimo metro. Nel frattempo abbiamo detto c'è in fuga questa americana della Tech Segafredo che raccoglie gli applausi del già numeroso pubblico presente, e staremo poi a vedere come andrà a finire l'azione di questa atleta che sicuramente non potrà andare avanti ancora per molto, anche perché alle sue spalle vedete che dal gruppo sono uscite due atlete, una della Bigla e l'altra invece della Ale Cipollini. Un gruppo che comunque sta a sonnecchiare, ma che viene applaudito, abbiamo detto, dal pubblico presente in dirittura d'arrivo. Ed ecco le due inseguitrici della statunitense davanti a tirare in questo momento la neozelandese Mikaia Harvey della Bigla, società iscritta alla federazione danese, e poi sulla sua ruota gli ha dato il cambio in questo momento la colombiana Diana Martinez della Ale Cipollini. Una coppia che sta cercando di andare a prendere l'americana, che vede ormai lì a pochi passi, potremmo dire, mentre il gruppo sonnecchia. Siamo all'inizio, in pratica, di quelli che sono i quattro giri finali di questa Women World Tour italiana, e siamo in pratica al bivio che porterà le atlete a scalare la salita di Casal Zuigno. Vedete là a pochi metri di distanza la sagoma dell'americana, che ormai presumibilmente sarà raggiunta da questa coppia all'inseguimento. Ripetiamo, la colombiana Diana Martinez con la maglia giallo-arancia della Le Cipollini e Mikaela Harvey della Bigla. Su queste rampe, che non sono eccezionalmente pesanti, ma che naturalmente per un atleta che ha condotto in testa la corsa da alcuni chilometri diventano naturalmente sempre più difficili da superare. Transita comunque in cima alla salita con un margine leggero di vantaggio, le due sono state riprese ed è il gruppo condotto dalle maglie della Michelson Scott, una squadra australiana. Abbiamo visto anche la maglia tricolore di Marta Cavalli, che ben è posizionata in questo momento di corsa. Marta Cavalli che gareggia anche per raggranellare punti per la classifica giovani, che per il momento è guidata a livello internazionale dalla nostra Sofia Bertizzolo della Team Virtù Cycling. E vediamo lì in mezzo con il numero 81, tra poco la vedremo più da vicino, Elisa Balsamo, una delle nostre atlete più rappresentative. Eccola in primo piano, è stata campionessa del mondo a Doha tra le juniores, ed è più volte titolata nell'inseguimento su pista. Questo è il tratto di salita che porta da Cuveglio a Orino, laddove è posto lo striscione del Gran Premio della Montagna. In testa Elise Chambey della Bigla con il 91, Margherita Gonzalez, maglia azzurra della Movistar, e in terza posizione Elisa Longoborghini della Trek Segafredo, che anticipa di poco, meglio sulla sua ruota si pone Yolanda Niff, campionessa svizzera, abbiamo detto, nonché campionessa mondiale di marathon, a cui non dispiace nemmeno pedalare su strada. Ecco che sono transitate sul Gran Premio della Montagna, ma la loro era
la volata, chiamiamola così, valida per la seconda posizione, perché in testa si è portata un atleta della Michelson Scott, atleta australiana 22 di gara, e Grace Brown, che ha deciso di prendere il largo. Un'azione in salita, un'azione che in questo momento le fa guadagnare una ventina di secondi ed è prossima ad affrontare la famosa discesa del ferro di Caval posto in Gemogno. Un atleta ben impostata, la vedete voi stessi dalle immagini, e soprattutto determinata, vuole assolutamente lasciare il segno, se non altro nella cronaca, di questa 21esima edizione del trofeo Alfredo Binda. E sulle strade di Binda tutti si esaltano, e anche questa australiana viene dall'altra parte del globo, è qui per ben figurare. Guardate il volto, la impostazione in bicicletta, ed eccola mentre affronta la discesa del ferro di cavallo in località Gemogno. Una discesa facile, ma avete visto che l'organizzazione ha previsto anche dei materassini di protezione, laddove proprio in una delle primissime edizioni un atleta era andata a sbattere contro il guardrail, è una questione di traiettoria. Il gruppo è tutto compatto, mentre l'atleta australiana transita proprio in questo momento sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, quindi un'azione che continua con grande determinazione, e siamo in prossimità del rettilineo d'arrivo dove attendere le atlete, vedete il fotografo Walter Todaro. Ultimo rettilineo, non certo per l'arrivo ma per il transito, questa ragazza che viene dalla lontana Australia e che difende i colori di una società, anche lei australiana. Un rettilineo d'arrivo lungo, abbiamo detto, ma con leggera pendenza, che al momento della volata finale, qualora ci fosse, lascerà sicuramente un segno importante nelle gambe di queste ragazze. Intanto lei prosegue, naturalmente applaudita dal pubblico presente, che via via diventa sempre più numeroso. Del resto la gara si concluderà attorno alle 16:30, e quindi c'è ancora modo per raggiungere questo importante rettilineo d'arrivo che in un certo senso ha segnato la storia del ciclismo alla femminile. Una gara che è iniziata storicamente nel 1974 con il successo di Giuseppina Micheloni, poi c'è stata una interruzione fino a quando non è stato appunto il nostro Mario Minervino a prendere in mano la situazione, e dal 2008 è diventata Coppa del Mondo, con il primo successo in questa particolare classifica di Emma Pooley, inglese, poi due volte Marianne Vos, ancora una volta Emma Pooley e poi la terza volta per Marianne Vos, questo nel 2012. A seguire Elisa Longoborghini, poi Emma Johansson, una fortissima atleta svedese, ed infine la coppiata dell'inglese Elizabeth Armstead. Nel 2017 la vittoria è andata a un'atleta americana, Coin Rivera, con il volto, la fisionomia di carattere orientale. Attualmente è in gara con la maglia di campionessa nazionale degli Stati Uniti, e poi l'anno scorso, sotto un tempo veramente infame, l'assolo di Katarzyna Niewiadoma. Atleta in gara quest'oggi con il numero 1, lei è della SRAM, un atleta, mentre vediamo le immagini di alcuni momenti di intrattenimento in rettilineo d'arrivo, nello specifico sono gli sbandieratori di Ferno, una località in provincia di Varese. È un modo come un altro per intrattenere il pubblico, che deve attendere ovviamente il tempo di ogni passaggio, e tutto questo serve a fare anche
colore, ma soprattutto ad attirare sempre più gente su questo rettilineo. Ragazze in divisa ad altri tempi, persone, musici che suonano il tamburo ed ecco finalmente gli sbandieratori che danno mostra della loro capacità. Abbiamo detto e parlavamo prima della ragazza con il numero 1, Katarzyna Niewadyoma, la ragazza che l'anno scorso ha conquistato la vittoria ed è reduce dal terzo posto conquistato alla Strade Bianche, altra prova di World Woman Tour. Ed è iniziato naturalmente l'ennesimo giro nei confronti del tracciato più impegnativo della corsa, quella con la salita di Orino. Noi abbiamo potuto purtroppo vederla solo dal di dietro e state osservando che l'australiana sta per essere ripresa, quindi nulla da fare in questa fase per la ragazza che viene da lontanissimo. Oggi purtroppo deve concludere così ogni velleità di vittoria. È iniziata nel frattempo la diretta televisiva su Rai Sport e di questo naturalmente ne è felicissimo Mario Minervino, che ha fatto tanto per ottenere questa diretta. Si tratta del secondo anno consecutivo e tutto questo grazie anche ai buoni uffici di Alessandro Fabretti e di quel Avo Bulbarelli che è diventato direttore generale di Rai Sport. Nel frattempo sul rettilineo d'arrivo ecco giungere degli ospiti importanti. Avete visto il sottosegretario alla Presidenza della Repubblica Giancarlo Giorgetti. Ma attenzione perché le atlete stanno per giungere sul rettilineo d'arrivo e vedete sempre la maglia tricolore di Marta Cavalli, la maglia che noi preferiamo al di là di tutte quelle che vengono proposte ogni anno da chi conquista questo titolo. Il tricolore in quel modo è quello che non solo ci rende partecipi nella passione più interessante, più smodata nei confronti di chi la indossa, ma anche è maggiormente identificabile dai tanti sportivi che assistono sempre più alle gare alla femminile. Noi purtroppo quando entrano in servizio le telecamere, le doppie telecamere o triple, se consideriamo anche quella dell'elicottero della Rai, non possiamo più riprendere con la moto, quindi da questo momento in poi le immagini vi mostreranno le atlete in posizione di fermo, cioè da fermo. In testa a tirare il gruppo c'è la campionessa di Bielorussia Alema Amealiusik, sul quale si è portata niente proprio di meno che Marianne Vos. Marianne Vos che sta praticamente cercando di capire dove poter eventualmente sferrare l'attacco importante e qui è il presidente di giuria incaricato dalla Federazione Ciclistica Internazionale Francesca Mannoi. Con lei a darle una mano Edoardo Margiotta e Claudio Siclari, commissario in moto Federico Calosso e Stefano Pavignano e commissario dell'ordine d'arrivo, commissario d'arrivo Elisa Debbene. Siamo di nuovo in dirittura, è giunto sul traguardo anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, ma non solo, c'è anche il presidente della UEC Rocco Cattaneo, ex corridore di nazionalità svizzera, che oggi dirige questa importante Unione Europea del Ciclismo, che negli ultimi anni, proprio grazie alla sua guida, alla sua esperienza, ha fatto veramente salti da gigante. E vediamo anche la tribuna che è stata messa a disposizione dall'organizzazione per alcuni invitati nonché sponsor per assistere alle fasi salienti della gara dal grande maxi schermo a cui tutti pongono la propria attenzione. Ecco la gara in pieno svolgimento, naturalmente in rettilineo d'arrivo c'è il momento di stasi, ma che viene di fatto resa più
interessante dalla proiezione delle immagini in diretta prodotte dalla RAI. Ecco il gruppo compatto che passa sotto lo striscione d'arrivo al suono della campana, quindi manca solamente un giro al termine. Vedete la campionessa di Spagna, ma il gruppo si è diviso in due tronconi. Staremo a vedere nel proseguo della manifestazione come andrà a finire. Una corsa quindi che sta per giungere al suo epilogo, una corsa che rappresenta per la provincia di Varese e per la comunità montana Valli del Verbano, entità presieduta da Francesco Paglia, un vero e proprio fiore all'occhiello, di cui è orgoglioso anche il prefetto della provincia di Varese, Enrico Ricci, che ha fatto molto per dare disposizioni a livello di polizia su tutto il territorio. Intanto vedete che c'è un tentativo di fuga di un atleta, ma attenzione, altro gruppo, questa volta sono i Ten Seat di Cunardo, che hanno allietato con i loro canti, con le loro canzoni, il loro modo di interpretare la vita da contadini, le operazioni di firma di queste ragazze nella mattinata. Arriva sul traguardo anche la vicepresidente della regione Lombardia, l'avvocato Francesca Brianza. Intanto avete visto le postazioni dei due telecronisti, quello della RAI e quello di PMG, quest'ultimo si tratta di Stefano Bertolotti. Nel frattempo vedete un momento di gara particolarmente attivo, e attiva è il caso di dirlo, è la numero uno, la ragazza che ha già vinto l'anno scorso, la Nieva Doma, che sta cercando di portare via una fuga o un limite, di portar via un gruppetto, ma è subito tallonata da Marianne Vos, che in questo momento cerca di annullare l'attacco di Cecil Ludwig, atleta della Bigla, atleta che è di nazionalità danese. Insomma, è un momento particolarmente scintillante per la gara, che attira l'attenzione, vedete, del numeroso pubblico presente sul rettilineo d'arrivo. Una gara che sta entrando nel vivo e che le telecamere della RAI mostrano a tutti gli intervenuti tramite quel grande schermo che Mario Minervino, che vedete inquadrato, avete visto inquadrato con la cravatta arancione, ha predisposto. Ma attenzione, alto attacco! Questa volta si tratta della vice campionessa del mondo Amanda Spratt, che sta cercando di prendere il largo prima della discesa del ferro di cavallo. Ormai siamo prossimi all'arrivo, lo speaker dice che le atlete sono veramente in prossimità dell'ultimo chilometro, si sono avvantaggiate 7 atlete, tra cui la Nieva Doma e la Vos. Ma attenzione, perché alle loro spalle il gruppo è fortemente in rimonta, con le maglie della Sunweb proprio a pochi secondi dalle 7 di testa, ed eccole che proprio a pochissimi metri dall'imbocco del rettilineo d'arrivo le atlete in fuga vengono riprese. Si presenta quindi un lungo gruppetto in volata, e naturalmente ora andiamo a vedere che cosa succede. C'è sull'estrema destra, ora va in centrostrada, la maglia arancione di Marianne Vos, che non ha praticamente rivali. In seconda posizione Amanda Spratt della Michelson Scott, in terza posizione Cecil Ludwig, poi la slovena Cursina e in quinta posizione Elena Cecchini, prima quindi delle italiane, che ha preceduto di un soffio la catarzina Nieva Doma. Questo l'ordine d'arrivo delle primissime atlete, mentre vediamo i momenti di festeggiamento da parte di Suiver, ma soprattutto del padre di Marianne Vos, che l'attende come ogni gara, come in ogni gara, subito dopo l'arrivo. Una Marianne Vos quindi che è andata a conquistare, così come voleva, la sua quarta vittoria in questa importante gara. E nonostante sia scortata con tanto di fischietto
da Stefano Minervino, il giovane figliolo del patron dell'organizzazione. Si ferma un attimo a chiacchierare con Caterina Palmieri, ex presidente del Panathlon Club di Varese, che non poteva mancare quest'oggi alla gara organizzata da Mario Minervino. Beh, non poteva mancare oggi, visto la grande festa, la grande partecipazione a Cittiglio, il responsabile dello sport alla RAI, Aldo Bublarelli. Un ritorno, possiamo dire, alle origini. Questa è una corsa che noi seguiamo praticamente dalle origini ed è un grande piacere, un grande onore aver potuto dare anche quest'anno la diretta, perché lo sport è diretta, la diretta è vita, e solo a vedere lo spettacolo di queste ragazze fa capire che la scelta editoriale è giusta. Ecco. E poi con la vittoria, la quarta vittoria in questa competizione di questa Vorso, che è un po' la cannibale del ciclismo femminile. Gli idoli fanno lo sport, lei è ormai una leggenda del ciclismo femminile. Voler onorare Cittiglio in questo modo significa che è una delle corse più belle e più importanti del mondo. Era presente al giorno della presentazione e non poteva mancare oggi all'arrivo il nostro sottosegretario al Presidente del Consiglio. Diciamo, abbiamo seguito dal nascere, e poi una magnifica giornata di sport per il nostro territorio, e poi qua ci sono veramente le migliori del mondo, e probabilmente, anzi sicuramente ha vinto la migliore, direi. C'è sempre la prima volta anche per i politici. Sì, ovvio. Poi questa qua, diciamo, con questa carica di sicuro, chissà, magari anche l'anno prossimo. Avvocato, il ciclismo, lo sport e naturalmente la passione oggi qui a Cittiglio parla più che mai al femminile. Beh, oggi è una grande giornata, la 21esima edizione del Trofeo Bin da Cittiglio, la nostra provincia di Varese, come sempre teatro di una grande gara spettacolare, e poi qui tante donne eccezionali, quindi tutto che si tinge di rosa, il ciclismo femminile che sta prendendo sempre più importanza e che davvero merita di essere ampiamente considerato come tanti sport femminili. Oggi è un'occasione imperdibile per tutto il nostro territorio, per la provincia di Varese. E per la Regione Lombardia che lei qui rappresenta. La Regione Lombardia deve stare vicino a questi eventi, che sono eventi estremamente importanti perché mettono insieme tanti elementi di forza, qualche cosa di storico, perché se siamo alla 21esima edizione vuol dire che sono 21 anni che ci si mette impegno, passione, dedizione per organizzare questa competizione. Ciclismo in provincia di Varese è un binomio più che collaudato. Diretta RAI, che dire, ci porta anche un po' di conoscenza nel mondo, e quindi perché no, facciamo conoscere la nostra bella provincia di Varese, e poi le donne, tante donne che nello sport sono eccezionali. E mentre stanno per iniziare le premiazioni alle prime tre classificate, Voss, Spratt e Ludwig, è giusto ricordare che Marta Cavalli, la campionessa italiana, giungendo al 13° posto, è stata la prima delle Young Riders, mentre Sofia Bertizzolo, giunta solo 36esima, ha perso l'attimo fuggente ed è stata tagliata fuori dal primo gruppo, e nonostante tutto però conserva la maglia azzurra di leader della speciale classifica. Sono iniziate, dicevamo, le premiazioni, è già salita sul podio la terza classificata, Cécile Ludwig, a premiarla il signor Marco Magrini, che è stato un amico, è proprio il caso di dirlo, di Mario Minervino, quando ha proposto alle comunità montana della Valcuvia, allora si chiamava così, di fare una manifestazione di questo tipo, ed ora è appunto Marco Magrini che ha, dopo la Francesca Brianza, l'avvocato Francesco Brianza, che ha fatto indossare la medaglia alla terza classificata, ha consegnato il mazzo di fiori. Mario Minervino invece gli ha posto il pupazzetto, la ranocchia, molto gradita dalle atlete. Seconda posizione per l'australiana della Mitchelson Scott, e nonché vice campionessa del mondo, Amanda Spratt, che viene premiata dall'assessore allo sport della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, con la medaglia appunto per la seconda arrivata, medaglia d'argento, ed è presente sul podio anche la deputata europea Lara
Comi, sempre al fianco dell'organizzazione di Mario Minervino. Applausi per questa ragazza, se li merita, e applausi anche alle nostre due esponenti politiche che, in quanto a bellezza, non hanno da nascondere nulla a nessuno. Ma il vero, la vera ovazione è tutta per lei, per Marianne Vos, che va a conquistare praticamente la sua quarta edizione del Trofeo Binda, una quarta vittoria a cui teneva veramente molto. E a premiarla sale sul palco il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ed il sindaco di Citiglio Fabrizio Anzani, che vuole andare a baciarla e sale con lei sul podio per non farla inchinare. Ed è poi Caterina Palmieri che va a consegnargli il pupazzetto, la ranocchia, il portafortuna di questa importante manifestazione. È gioia veramente per tutti e tre, è gioia anche per le autorità intervenute. Ed ora, naturalmente, dopo il primo piano a Mario Minervino, andiamo ad ascoltare l'inno nazionale olandese. Ed è festa, nella festa tanti coriandoli del colori sociali della Cycling Sport Promotion, che ha organizzato ancora una volta un evento di primissima qualità. Un podio regale anche quest'anno, l'atleta con maggior numero di vittorie in questa corsa, maggior numero di titoli mondiali su strada, a cui poi vanno aggiunti quelli del ciclocross, atleta che quest'anno ha veramente, in un certo senso, voluto vincere, ha voluto dare questa soddisfazione a Mario Minervino. Gliel'aveva promesso in sede di presentazione e ogni promessa lei la mantiene. Ma dopo il brindisi con le sue due colleghe che l'hanno seguita sul podio, Amanda Spratt e Cecil Ludwig, eccoci ora alla premiazione della leader dei giovani in questo Women World Tour, e stiamo parlando dell'italiana Sofia Bertizzolo. Lei la indossava già al momento della partenza ed ora, nonostante la prestazione non sia stata eccezionale, almeno come risultato, non certamente come gara in se stessa, lei indossa la maglia azzurra di leader. Giusto il tempo per posare per alcune foto e poi l'intervista di rito alla campionessa. Di nuovo in maglia azzurra, riconfermi questo primato, insomma, però vuoi crescere, vero? Sì, dai, mi aspettavo una gara migliore, da essere sincera, però sono contenta di riportare la maglia di Leader World Tour, spero di portarla a termine, però mi rendo conto che i miei obiettivi devono crescere e quindi, dai, non sono proprio felicissima per come è andata oggi, spero di arrivare nel primo gruppo, però mi do tempo e spero di migliorare nelle prossime gare. Ed ora il momento della premiazione dell'atleta più combattiva. La giuria ha definito questo premio appannaggio di Grace Brown, l'atleta della Mitchelson Scott. E poi ecco la targa promossa dalla GNC di Azio alla prima atleta italiana, e stiamo parlando di Elena Cicchini. Ricordiamo, già tre volte campionessa d'Italia. È una ragazza veramente forte e anche oggi lo ha dimostrato con questo ottimo piazzamento nella gara di World Woman Tour.
ma per lei c'è anche un premio speciale, quello del Presidente della Repubblica, una medaglia che è molto apprezzata e che gli viene consegnata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, un momento di cui è orgoglioso anche Mario Minervino, e si affianca per le foto diritto anche il Presidente della Federazione Ciclistica Renato Di Rocco. Una quindi manifestazione che va a concludersi non senza il saluto che andiamo ad ascoltare in diretta del sottosegretario. Che tutti gli anni ci permette di essere in questa risultata. Naturalmente agli sponsor, alle autorità e agli atleti che hanno sempre e anche quest'anno da tutto il mondo, i migliori, le migliori erano qui a Gentile. Quindi è stata un'occasione anche in diretta televisiva per metterci così in mostra davanti all'Italia e al mondo. Grazie a tutti voi di essere stati qua insieme agli atleti e a tutti voi. Grazie. Ed ora altre due interviste. Elena, quinto posto prima delle italiane, c'è un po' di tristezza nei tuoi occhi, forse ti aspettavi qualcosa di più? Sì, sicuramente, sicuramente era meglio essere sul podio, provare a vincere. Quinto posto, così è, ci riproveremo il prossimo anno. Quindi ti aspettiamo nel 2020. Aspettatemi che torno agguerrita. Ultima intervista di giornata al sindaco di Citiglio. Beh, oggi possiamo dire che c'era qui il mondo ciclistico, tante campionesse, ha vinto la plurimedagliata, ma soprattutto c'era qui il mondo dello sport visivo, quelli della RAI, e lo sport e la gente che si occupa di sport a livello politico. Grande soddisfazione oggi a Citiglio. Sì, è una grande soddisfazione anche perché è stato un percorso. 21 anni e non sono stati 21 anni come questi, quindi questo è il risultato di un grande tragitto. Oggi è stata veramente spettacolare. Per quanto riguarda Marianne Vos, ora il comune dovrebbe valutare se darle la cittadinanza onoraria, visto che è la quarta volta che vince a Citiglio. E in attesa che tutto questo diventi realtà, eccoci a riproporvi in finale del nostro servizio l'arrivo vincente dell'incontenibile e irraggiungibile Marianne Vos. Da Citiglio è veramente tutto.